Siamo al terzo appuntamento dalla BIT di Milano. Abbiamo appena finito di parlare con l'assessore Andrea Maria Antonini e con il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini. Il turismo nelle Marche viene davvero recepito come una grandissima risorsa economica e si punta davvero tanto perché questo 2024, dopo anche le difficoltà del 2023, possa essere quello che si può definire un anno boom. Assessore Antonini, turismo, è stato detto, è molto collegato a quella che è l'economia di qualunque territorio, a maggior ragione nelle Marche con questa grande presentazione che si è appena conclusa oggi nello stand della BIT. Sì, abbiamo visto che ci sono dei dati incoraggianti, soprattutto provenienti da arrivi e presenze del turismo straniero. Sappiamo che era sempre stata un po' una debolezza, una fragilità del nostro turismo, diciamo della tipologia di turista che frequentava le Marche, quindi partiamo da questo dato importante. Abbiamo dei punti di forza quest'anno che crediamo possano veramente servire per incrementare ancora queste presenze, ovviamente Pesaro, città della cultura, attraverso tutta una serie di iniziative che sono state recentemente presentate. Poi stiamo legando sempre di più l'enogastronomia come veicolo volano proprio di narrazione del territorio, territorio trainato dai nostri prodotti, dalle nostre anche leggi che abbiamo fatto sull'enoturismo, quindi il turismo che vuole conoscere i vini ma anche luoghi di produzione, i vigneti, le cantine, vivere un turismo esperienziale, un turismo tra l'altro che non sia solamente estivo, che sicuramente rappresenta il momento indubbiamente più importante, ma anche attraverso le nuove rotte che da Ancona stiamo collegando e facendo partire un po' in tutta Europa, può anche rappresentare un punto di partenza importante per un turismo destagionalizzato che non sia solamente fatto di arrivi ma anche di presenze che durino nel tempo. Cioè, è importante quindi anche far venire i turisti ma farli rimanere più tempo possibile, è importante anche farli tornare e crediamo che con il sistema della nostra regione, dove anche stiamo puntando a un migliorare la qualità anche dell'accoglienza fondamentale, possiamo raggiungere questi obiettivi. Peraltro l'ha accennato lei dei dati che comunque, al di là di alcune verità che sono legate per esempio a un 2023 che per quanto positivo forse è stato un pochino sotto le aspettative, ma abbiamo raggiunto i livelli del pre-Covid ed è una cosa molto importante da sottolineare. Sì, penso fondamentale perché praticamente c'era una curva del livello che ovviamente andava verso il basso, invece c'è questa impennata che poi dà un'evidenza di una linea che è sempre in crescita. Non era scontato, non era semplice. Io credo che dal Covid noi possiamo anche trarre, da questa tremenda esperienza e ad essa collegata anche quella delle guerre purtroppo e della crisi generale mondiale, anche di rimmaginare un nuovo linguaggio turistico che guardi anche alla un'attenzione alla qualità e al benessere del turista. Cioè, il turista non vuole più, diciamo, vivere solamente delle situazioni di un turismo, chiamiamolo solamente di passaggio, ma immergersi, conoscere sempre di più e soprattutto avere andare a visitare delle regioni dove può anche vivere in maniera sana, partendo da una cucina che sia con gusto ma che rappresenti anche un territorio sano, salubre. C'è una tendenza che vediamo molto importante da questo punto di vista. Le mete vengono scelte non solo per la bellezza oggettiva, l'Italia, tutte le regioni sono magnifiche, ma per la capacità proprio di trovarsi bene. E uno si trova bene laddove appunto c'è anche una qualità dell'accoglienza, dove ci sono tutta questa rete per esempio dei borghi, noi abbiamo fatto la legge sull'entroterra, sui piccoli borghi, dove si può convivere e conoscere anche i popoli, no? Coloro, gli abitanti che vivono certi luoghi in maniera accogliente e in maniera anche sostenibile, che è un altro termine fondamentale sul quale ci stiamo lavorando proprio per accogliere queste nuove tipologie di turismo. Poi ce lo faccia dire in conclusione, Assessore, noi da Marchigiani Doc siamo molto contenti di vivere nelle Marche.
Beh, io direi proprio di sì, perché adesso dico una cosa forse scontata, però è una regione dove si mangia bene, dove non c'è quello stress, quella frenesia, quel caos che caratterizza tante altre regioni. Noi abbiamo dei problemi, ce l'abbiamo e cerchiamo, li stiamo proprio risolvendo. Adesso non è tutto rosa e fiori, è una regione che ancora non è così tanto accessibile, dobbiamo lavorare ancora di più sui trasporti, sulla rete ferroviaria, sull'aeroporto, sui collegamenti anche navali, le autostrade, cioè lì noi ci dobbiamo concentrare in modo particolare. Però se riusciamo a risolvere anche queste, diciamo, fragilità che nel tempo stiamo sicuramente migliorando, noi abbiamo da offrire un qualcosa veramente di, non dico unico, però altamente, qualcosa di altamente competitivo rispetto ad altre regioni, cioè si sta proprio bene qui da noi e quindi è questo il messaggio che dobbiamo assolutamente veicolare come prioritario. Presidente Gino Sabatini, la Camera di Commercio ovviamente non poteva mancare in questo momento così importante per la nostra regione, che testimonia davvero un impegno corale che si pone l'obiettivo di rendere la Regione Marche una regione, si può dire, di prima linea a livello nazionale. Diciamo una regione attrattiva, molto attrattiva, che dobbiamo saper trasmettere emozioni per far sì che tanti vengano a trovarci, tanti vengano a visitare le Marche. E la cosa bella di questa manifestazione della BIT, abbiamo lavorato di squadra con a capo il presidente Acquaroli, con l'ATIM del dottor Bruschini, con tutti quanti i sindaci, con il presidente del Lancio Fioravanti, gli enti, le associazioni di categoria, la Camera di Commercio è al fianco di questo movimento che cerchiamo di portare l'immagine delle Marche dove è meglio poterla farla esprimere. Oggi siamo qui alla BIT. Avremo tre giorni importanti con tanti incontri che il dottor Bruschini ha messo in campo, con tanti attori del nostro territorio. Poi ci trasferiremo da domani al villaggio del Festival di Sanremo, dove anche lì cercheremo di far passare le emozioni che le Marche sanno dare per i turisti e per chi vuole venirci a visitare. Non dimenticando che il 2024 è l'anno del turismo di ritorno. Abbiamo tanti marchigiani che vivono all'estero, abbiamo tanti marchigiani che ascoltano anche il Festival di Sanremo, perciò ecco, essere in quella kermesse ci dà la possibilità di continuare questa scia lunga della settimana di promozione delle Marche, iniziando dalla BIT e terminando dal villaggio del Festival di Sanremo. Presidente, non è che si esibirà sul palco insieme a qualche cantante famoso? No, sono totalmente stonato, perciò questo no. Noi saremo nel villaggio del Festival di Sanremo, all'interno della kermesse, ma il festival è una delle manifestazioni più importanti a livello internazionale, è giusto che ci siano gli attori e abbiamo tanti marchigiani, da Levi, da Faini, da tanti altri che sono sul posto e saranno su quel meraviglioso palcoscenico che è Sanremo, perciò a loro il messaggio di saper mandare il titolo delle Marche su tutti quanti i claim che serviranno. Anche perché le Marche a livello di musica se ne intendono, ce lo faccia dire. Sì, beh, oggi qui abbiamo anche l'evento rossiniano, perciò da sempre le Marche sono una fucina di grandi talenti, grandissimi talenti, e non, per non dimenticare tutti i conservatori che noi abbiamo, dal Conservatorio Rossini a tutti gli altri nelle Marche che vengono riconosciuti tra i migliori in Italia, perciò ecco, abbiamo tanto da dare e tanto da promuovere e tanto da far emozionare chi vuole venirci a visitare. Grazie Presidente. Grazie, grazie.